Siamo lodati Gesù e Maria. Pur nell'apparente diversità dei contenuti di queste due letture che abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, la morte di Re Davide e il passaggio del regno a suo figlio Salomone, dopo la lettura, e l'invio dei dodici e il potere conferito loro da Gesù e il Vangelo, tuttavia queste due letture sono accomunate, se uno guarda bene, da un minimo comune denominatore, un tema comune. Allora, cosa raccomanda Re Davide a Salomone al momento della sua morte? E si presume sia la stessa cosa che abbia fatto quando era in vita. Sii forte a mostra di uomo, ma poi dice: osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie e seguendo i suoi statuti, comandi, decreti, prescrizioni, come sta scritto nella legge di Mosè. Attenzione, perché tu riesca in ogni tua impresa e in ogni tuo progetto. Quindi il compito di un padre nei confronti del figlio, il compito nel re, di un re nei confronti del suo re d'altronde, qual è? Prima di ogni altra cosa, trasmettergli l'importanza di osservare la legge di Dio. Ho letto stamattina su Avvenire, credo che il Papa nei giorni scorsi sia intervenuto su questo tema. Oggi questo è un problema serio, cioè la trasmissione della fede nelle famiglie non c'è più. Voi siete tutti quanti figli, piccoli o grandi, fate tutti quanti un buon esame di coscienza. Io ho i figli che sono parrocchiani e altri. Tu, educando tuo figlio e tua figlia, cosa hai avuto di mira una prima cosa? Cosa gli hai insegnato? Può dire tuo figlio e tua figlia, come dicono tanti santi preti, che la fede non gliel'hanno insegnata a catechismo e né in seminario, ma me l'ha insegnata mamma sulle ginocchia e papà con il suo esempio? Punto interrogativo. Perché se non abbiamo fatto questo, non abbiamo fatto niente. Chi si è sposato in chiesa, spero tra i presenti ancora tutti, perché oggi sta moda non c'è più, ahimè, una volta era normale, quando un sacerdote chiedeva agli sposi se liberamente volessero assumersi gli obblighi del matrimonio, tra le varie cose dicevano: sei disposto ad accogliere i figli che Dio ti manderà, non quelli che vuoi fare tu, ma quelli che Lui vi manda, e a educarli secondo la legge di Dio e del Vangelo? Gli sposi rispondono sempre: sì sì, lo voglio. E attento che quando muori il nostro Signore te lo presenta davanti, quella cosa l'hai detta tu davanti all'altare, non l'ha detto qualcun altro di fuori di te, tu hai promesso di fare questo. L'hai fatto nei confronti dei figli? Al re successore Davide non gli deve spiegare come si comanda un esercito, come si tratta le finanze dello Stato, queste sono tutte tante cose necessarie, d'accordo, alla vita terrena, ma subordinate, perché se il re ha la benedizione di Dio, tutto il resto va liscio. Se la benedizione di Dio non c'è, tu puoi essere un grande militare, puoi essere un grande stratega, puoi essere un grande finanziere, puoi essere un grande politico, tutto quello che ti pare, ma il regno tra rotoli. E infatti il regno di Salomone, fino a quando lui è rimasto fedele alla legge di Dio, è andata alla grande. Salomone era l'uomo più sapiente della terra. Quando Salomone ha cominciato a svalvolare, purtroppo ha fatto una brutta fine, perché gli piacevano le donne, e gli piacevano purtroppo le donne non israelite al termine della sua vita, quindi che l'hanno portato a fare delle cose orribili, idolatriche nei confronti di altri culti, il regno di Salomone è andato, dicono in Sicilia, a Schifio, e dopo Salomone è cominciato il declino di tutto quanto il regno di Israele. Che c'entra questo col Vangelo? C'è la stessa cosa. Cosa dice Gesù agli apostoli? Andate ad annunciare il Vangelo, con una piccola differenza. Mentre l'autorità di un genitore è grande, perché ha un'autorità su un figlio, capito? Almeno fino a un certo punto. Io mi ricordo, adesso fatevi una risata e prendete queste cose con il beneficio di inventario, ecco, non pensiate che io stia esortando a fare gesti terroristici, ma a me mi raccontavano alcune persone di altre parrocchie che c'erano alcuni padri di un tempo che la domenica, ora di pranzo, prima di pranzo convocavano i figli. Dicevano: tu sei stato a messa? Perché dicevano: io vado a messa qua, io vado a messa qua, io vado a messa. C'era l'interrogazione: sei stato a messa? Che diceva il Vangelo? Se chi non sapeva il Vangelo saltava il pranzo della domenica, capito? Oh, questo è quello che mi hanno raccontato, quindi io non so se ci avessi avuto i figli, se ci avrei avuto tanto zelo, ma sicuramente qualcosa mi sarei aspettata.
Poi siccome si erano imparati che c'era, si andava a leggere le letture in lingua, no, chi è il prete che ha celebrato la messa? E chi ha detto nella predica? Così come si informava se c'era qualcun altro che era andato, diceva, ha celebrato quello, ha detto questo nella predica? Adesso ripeto, non dico tutto questo zero. Ecco, invece un prete, io non l'ho mai fatto, ma lo deve fare un prete, non va a prendere quindi il collo dei parrocchiani. Io sfido chiunque, l'ho fatto già nelle altre parrocchie, ma anche qui, sfido una sola persona quando andrò via a dire, ah, il parroco mi ha venuto a sgonfiare perché non andava a messa la domenica e mi ha tirato, vieni a messa, no no, io non lo dico, no perché non serve che io lo dica, perché c'è già il terzo comandamento, tutti lo sanno che devono andare a messa la domenica, serve che io faccia bene il sacerdote e che quindi informi bene di quanti fedeli circa i doveri che hanno verso Dio, ma poi loro rispondono a Dio di quello che fanno, non a me. Cosa dice Gesù? Voi andate a predicare il Vangelo, se qualcuno non vi accoglie, tranquilli, addirittura scuotete la polvere dei vostri sandali a testimonianza per loro, cioè tu hai fatto il tuo dovere, non devi costringere le persone, cioè capito? Perché se io ti vengo ad annunciare il Vangelo, adesso dico io, per dire chiunque, no? Un paese, una città, una parrocchia che ci può di questi tempi ancora avere un parroco, chiunque esso sia, fosse pure il più sgangherato del mondo, deve ringraziare il Signore perché stiamo in tempi difficili, capito? Il dovere di quel parroco è di dirtene tante cose e il Signore lo giudicherà su questo, non di obbligarti ad osservarle, perché chi ti obbliga ad osservare in coscienza quello che il parroco ti dice è la voce di Dio che ti parla nel cuore e tu è a lui che devi rispondere, perché se tu quelle cose che ti vengono dette di fare non le fai, l'apostolo, come dire, ha fatto il suo dovere e Dio non chiederà altro, ma chiederà conto a te. Entrate in una casa, rimanetevi, se in qualche luogo non vi riceveranno o non vi ascolteranno, andatevene, scuotendo la polvere sotto i vostri piedi a testimonianza per loro. Quindi cos'è che accomuna le due letture? Che anche se a titolo diverso, le cose più importanti che devono fare sia i genitori che gli apostoli è annunciare il Vangelo, insegnare alle persone che Gesù affida loro, anche se con compiti diversi, che la cosa più importante è ascoltare Dio, seguirlo e metterlo in pratica le leggi e i precetti. E poi ognuno ha la sua coscienza, perché poi crescendo certamente uno può anche stare ad essere un genitore esemplare, un figlio poi cresce, si rilotta, si gira e fa come ci pare, pace insomma, no? L'importante è che la nostra coscienza stia tranquilla. Noi dobbiamo fare tutto quello che il Signore ci chiede per il bene del prossimo, nel rispetto poi della libertà di ognuno che Dio stesso rispetta e che chiaramente deve essere ben esercitata, perché a Lui poi dobbiamo rendere ragione di quello che abbiamo fatto con la vita che ci ha donato. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci dona la grazia di poter essere fedeli a questo grande compito e soprattutto lo faremo tanto meglio quanto più noi lo viviamo, perché se Gesù è il cuore della nostra esistenza, certamente ne parleremo e lo annunceremo. Se per noi Gesù conta poco, è chiaro che sarà poco oggetto della nostra attenzione. E in quel caso dobbiamo fare un serio pensiero, anche se abbiamo qualche ambito, a impegnarci a conoscerlo un po' meglio e un po' di più per il bene nostro e delle persone che il Signore ci ha affidato. Siano lodati Gesù e Maria.